tutti amici di Doppia Frizione, siamo tornati in una Doppia Frizione News. Questa settimana è la seconda settimana di gennaio e ovviamente verrà fuori di sabato questo video. Questa settimana ho preso un po' di giornali e leggerò un po' di notizie da lì e magari anche qualcosina da internet. Ok, come potete vedere siamo in una nuova location, siamo dentro un cazzo di studio perché è fighissimo fare le cose al computer, quindi possiamo fare cose decentemente stavolta. Allora, possiamo iniziare con la nuova Lamborghini Urus, che è già stata presentata da un bel po', però la vogliamo ricordare perché è un cazzo di è il cazzo di SUV più veloce del mondo praticamente. Non il SUV più veloce del mondo, però è il più potente del mondo. Con un biturbo 4000 V8 che sprigiona 650 cavalli di potenza e arriva a 305 km all'ora, cioè è un mostro. Design piace molto perché comunque Lamborghini ne sa di design, soprattutto anche nel campo dell'aerodinamica. E quindi questi 650 cavalli non sono messi lì a caso. Certo, per un SUV sembrano un po' tanti, però guardate l'X5M. La macchina fa da 0 a 100 in 3 secondi e 7 e costa 200.000 euro. Quindi passiamo ad un'altra macchina che hanno fatto questa macchina in onore di un pilota molto famoso brasiliano di Formula 1, se avete già capito, la McLaren Senna. È stata progettata per fare un tributo a lui. E questa macchina, aspetta, mi devo mettere a posto la cravatta. Questa macchina sprigiona 800 cavalli di potenza con un 4000 turbo. E è una cosa impressionante, dovrebbe essere un V8. 800 newton metri di coppia e 1 milione di euro per comprarla. Cioè, dal design non mi sembra il top, cioè nel senso quell'alettone non ci sta proprio sulla macchina, lo vedo, però quell'alettone è simile a quello delle Formula 1, quindi ci sta, ma non ci sta comunque per un tributo. Parliamo di un'altra macchina molto famosa nel campo realistico, sarebbe l'Alpine, che ha fatto la nuova versione della A110 Premier Edition, qualcosa del genere, da 252 cavalli e solo 1100 kg, cioè adesso trovare una macchina da 1100 kg così, con così tanta con così tanti cavalli è veramente dura, a parte magari qualche Abarth o modificata ovviamente, oppure qualche altra macchina da pista. Infatti credo che l'Alpine girerà molto nel settore GT. Ma passiamo al vero e proprio mondo dei rally, del rallycross, perché è da un po' di tempo che vedo su Facebook, su YouTube, che stanno provando dei nuovi prototipi elettrici, ok, per il mondo dei rally e del rallycross. E questa cosa mi intriga molto. Però il rally è fatto di emozioni perché tu devi sentire il rombo del motore, porca puttana. Non devi sentire solo le gomme o tipo quelli della Formula E, Dio fa, che sembrano delle cazzo di aspirapolvere. No, non mi va bene questa cosa, però comunque dobbiamo evolverci. Io, che anche se ho 21 anni, mi piace molto il mondo del gruppo B e le sue sinfonie, no? Questa cosa non mi va giù. Stiamo ancora sulla sezione rally, ma passiamo a VRC Plus, con tutte le date del calendario del 2018 di tutti gli eventi che ci saranno. Del tipo il 25 e il 28 ci sarà il Rally di Monte Carlo. Ho preso il cellulare per vedere le date perché sennò a memoria non me le ricordo. Allora, dal 15 al 18 Rally di Svezia, dall'8 all'11 Rally del Messico, dal 5 all'8 ovviamente aprile Tour de Corse, che sarebbe il Rally di Corsica, e dal 26 al 29 Rally d'Argentina, a giugno c'è il Rally di Sardegna e anche lì sarebbe un sogno andare a vedere,
dal 26 al 29 c'è il Rally di Finlandia. Mi sembra che hanno cambiato un po' le date, forse no, mi sto sbagliando. Il 16-19 agosto c'è il Rally di Germania, che quando sono andato su a Caponord l'ho quasi preso, però quasi, ne tento tanto quasi, era una settimana prima. 13-16 settembre in Turchia, Rally di Turchia. Rally del Galles è il 7 ottobre, non so perché c'è scritto solo 7 ottobre. Il 25 e 28 ottobre c'è il Rally di Spagna e a novembre c'è il Rally d'Australia, che chiude il circolo di quest'anno delle WRC. Ma torniamo nel mondo delle supercar con la Tesla. Non so se avrete visto tutti i meme della Tesla, lo lascerò qui. Praticamente che la Tesla ha annunciato la Roadster da 1.9 secondi, da 0 a 100, impensabile questa cosa, comunque devastante. E la Tesla però adesso sta tirando un po' meno la corda, perché ha fatto il botto questa cosa, e quindi sui giornali: oh mio Dio, questa sarà l'auto del secolo. Invece poi la Lamborghini ha fatto la terza millennio, e quindi ciaone. Comunque, la Tesla è elettrica, ovviamente, 4 motori, uno in più. Questa supercar dovrebbe fare 1000 km con un pieno, ovviamente, di elettrico, e arrivare quasi a 400 km all'ora, che sono belle somme per delle auto elettriche, cosa che 10 anni fa avevamo solo la Prius, che faceva schifo. Ma passiamo all'erede della Ferrari Berlinetta, F12 Berlinetta, che sarebbe la 812 Superfast, con 800 cavalli di potenza, 600 Nm di coppia, ed è molto simile alla Berlinetta, anche come design, però non mi dispiace neanche questa. Ultima notizia, ma non meno importante ovviamente per me, e sarebbe la Dakar, ecco, 2018, siamo arrivati alla sesta tappa e come leader c'è Carlos Sainz. Io però sono anche un attimino incazzato perché Loeb se n'è andato tipo verso la terza, quarta tappa, qualcosa del genere, si è infossato, e le mie speranze per Loeb se ne sono andate a farsi fottere. Ovviamente ci sono stati anche tanti incidenti molto spettacolari e io non me ne sono ancora spoilerati, perché poi ve li farò vedere in doppia frizione reaction, e dovrebbe essere martedì questa volta, dovrebbe essere martedì questa volta il video, perché l'ho già fatto e già lì pronto. Io vi saluto, vi esorto a vedere anche doppia frizione reaction, perché mi diverto molto a farli, e direi che possiamo chiudere qui. Al prossimo sabato con un altro doppia frizione news.